Allora, il salto dell'acciuga, perché questo nome è un po' insolito? Il salto dell'acciuga nasce dall'idea di un libro di Nicorengo. Nicorengo raccontava di come mai un pesce, in questo caso l'acciuga, sia diventato un piatto, un elemento essenziale di un piatto piemontese, la bagna cauda. Noi abbiamo pensato di rifare una nuova via del sale, una via del sale che non portasse soltanto cibo, ma portasse cultura, portasse elemento di comunicazione fra le persone. Infatti il primo vicolo è stato allestito, si chiama il Teatro dell'Acciuga. Lì dentro c'è un personaggio, una persona, un nostro amico che legge dei pezzi di Calvino che riguardano proprio tutto quello che riguarda il salto dell'acciuga. Questo è un elemento culturale. Poi ci sono tutti gli elementi belli dei comuni. Ogni comune, ogni piazza rappresenta le proprie peculiarità. Come uno degli eventi culturali è stato quello della Briga dell'Upacco e delle maschere di Pieve di Teco, abbiamo fatto un laboratorio proprio per bambini dove Simonetta e Sonia stanno proponendo ai bambini proprio di rifare queste maschere con tutta roba strappata dal mare, pezzi ricavati dalla spiaggia, proprio per ridare un senso anche al nostro essere mediterraneo, al nostro essere marini. E in una grande manifestazione come il Salto dell'Acciuga non potevano mancare gli eventi, Emilio. Naturalmente, ogni comune ha portato le proprie peculiarità, le proprie bellezze. Ci sono stati gli sbandieratori che hanno girato per il paese avanti e indietro lanciando le loro bandiere in aria, ci sono state il carretto degli Anciuè che passavano urlando Anciuè, Anciuè. Poi ci sono stati degli eventi culturali anche musicali, ci sono stati i Bailam, l'orchestra Bailam che conoscono ormai tutti in Liguria, che è una delle eccellenze della Liguria. C'è stato un incontro, un reading di lettura di Camilli, Blue Dolphin, leader dei Blue Dolphin, che ha portato la sua orchestra, l'orchestra dei giovani, dei ragazzi, a cui sta insegnando a non abbandonare questi strumenti. La musica occitana. La musica occitana, 40-50 ragazzi che stanno suonando in questo momento, sia per le vie del centro storico e questo pomeriggio sopra un palco per ricordarci cos'è la musica occitana. Sì, abbiamo pensato anche alle mostre. Le mostre sono una cosa bellissima. Sono due. Una sono in piazza Cavour, dove ci sono le maschere di Ubaga, che impresse dal comune di Pieve di Teco, che ripercorrono il mito dell'Ubago e dell'Aprico. E l'altra è la mostra sulla Madonna di Trapani, la Madonna di Trapani che potrà diventare la padrona del Mediterraneo, che è la protettrice di tutti quelli che sono stati per il mare. E siamo con la Proloco di Nizza Monferrato, la signora Margherita, perché vi parliamo della bagna cauda, un piatto che unisce proprio i due territori, Piemonte e Liguria. Allora, come si fa questa bagna cauda? Allora, questa bagna cauda si fa semplicemente con aglio, olio e acciughe, e viene fatto bollire l'aglio, schiacciato e messo nel tegame di terracotta, poi vengono aggiunte le acciughe e poi alla fine l'olio, che non deve mai friggere. Fuoco molto lento e mai sobbollire. Viene mangiata con tutte le verdure, specialmente con il nostro cardo gobbo di Nizza, il peperone di Carmagnola. Famoso in tutto il mondo. E poi i sedani, la verza. La manifestazione si chiude, signore e signori. Una grandissima bagna cauda in piazza, tutti insieme a mangiare e a rilassarci, perché la festa è stata anche molto faticosa. E soprattutto perché la bagna cauda proprio racchiude il pensiero, il territorio, racchiude il Piemonte e la Liguria. Noi ci abbiamo messo le acciughe, Vessalico ci ha messo l'aglio, Nizza Monferrato ci ha messo il cardo mariano, Carmagnola ci ha messo il peperone, li abbiamo uniti tutti insieme e abbiamo fatto qualcosa da mangiare che ci accomuni tutti quanti. Viva il Salto dell'Acciuga!